grande, gli faccio le domande. C'è un uomo grosso, gli salto addosso. C'è un uomo attento, gli soffio il vento. C'è un uomo quieto, gli dico il mio segreto. C'è un uomo in casa mia che mi fa compagnia. Chi è? Chissà? È il mio papà! Tanti auguri, papà! Oh, ciao Luigi! Ciao Elisa! Buongiorno! Buongiorno! Ma che bella poesia! Ma hai visto? Perché è il compleanno di tuo papà? Sì, è il compleanno di mio papà, ma non solo! Oggi non sai che giorno è? Ma siamo vicino alla primavera, ma non è ancora il giorno di primavera! Però è il 19 marzo! La festa del papà, di tutti i papà, quindi certo. E in più il mio papà compie anche gli anni, così ho deciso di fargli gli auguri. Ma e senti, quanti anni compie tuo papà? Allora, penso 150. 150? Ma forse qualche anno in più, 152, 153. Ma davvero? Sì, sì. Siete molto longevi voi gnomi. Noi gnomi sì, siamo tanto longevi. Ah, e senti Luigi, ma tu, in confidenza, quanti anni hai? Non si chiede l'età di un gnomo. Ah, scusami. Allora sarà reciproco, tu non chiederla a me, va bene? Ma tu qualunque età tu abbia sei bellissima, sempre! Grazie, e senti, che cosa regalerai, che cosa farai con tuo papà oggi? Beh, ho pensato di leggere un buon libro insieme a lui, ma cosa dici? Diamo un po' dei consigli anche ai nostri amici a casa? Ah, sì sì, guarda Luigi, potrai scegliere tra tanti libri che sono qui disponibili in biblioteca. Ad esempio, per i lettori un po' più giovani consigliamo questo libro che si intitola Mamma Nastrina e Papà Luna di Emanuela Nava. È un classico ormai, è un libro molto bello, consigliato dai 4-5 anni. Oppure una novità è questo libro che si intitola Stammi vicino a papà. È nato da un progetto sul web ed è diventato un libro vero, cartaceo, con molto interessante, sì, con delle immagini molto significative. O sempre per questa età abbiamo anche questo libro che parla della famiglia, Amore è, e c'è questa famiglia di orsi che affronta diverse situazioni sempre insieme. E certo, perché anche gli animali hanno un papà, eh? Sì, è vero. E poi abbiamo questo libro che è molto chiaro, che si può leggere insieme al papà, perché si intitola proprio Papà! Ma quante proposte ci sono in biblioteca! Sì. E lo sai Luigi, ci sono tante proposte anche per i bambini un po' più grandi, i bambini che frequentano la scuola primaria. Ad esempio, se sono avventurosi, devono leggere proprio questo libro che si intitola Papà Pirata, e così seguire le avventure di questo papà che non sta mai fermo. E insomma, le proposte sono davvero tante, ce n'è proprio per tutti i gusti. Infatti ci sono anche altri libri che si potranno scegliere qui in biblioteca, vero Luigi? Certo, come sempre d'altronde. Sì. Quindi non ci resta che fare gli auguri di buona lettura a voi e a tutti i papà. Ciao, alla prossima! Ciao ciao!